Allora, qua eravamo rimasti. Agosto. Quelle dovrebbero essere date sicuramente per la cassaforte. Vediamo un attimo se riusciamo a trovare. Se no provo tutte quelle date a schermata e una risponderà. Ok. Vediamo un po' zero. Dato che a me personalmente non mi va di trovare il codice, lo dico proprio spassionatamente, io ora vedrò un attimo com'è il codice, perché non me lo apro. Aspetta, qua c'è il cane. Il codice è il numero del cane, pare c'è in tutte le stanze, qua c'è il cane. Quindi è luglio 2013. Vediamo. Senza che vada a vedere. 07. Spassionatamente. Vai, sì, è giusto. Guarda la robetta che c'è. E che la lasciamo qua. Buono. Incrementa la velocità di movimento in modalità ascolto. Devi mutare uno per percepire i nemici attraverso. Ok, perfetto. Spassionatamente. Mi sono un po' impicciato del brutto, raga, mi dovete scusare. Mamma mia. Liger di merda. Forza, non fare rumore.
Ok. Questi stronzi ciechi mi danno i brividi. Pensiamo a ripulire il resto dell'edificio. E poi scappiamo di corsa. Ci capiamo al volo. Dina, un aiutino? Eccomi. Voglio farti un regalo. Accetto sempre i regali. Pensavo che attaccava la canzone di Tiziano Ferro. Voglio farti un regalo. Ellie. Vabbè, basta. Tieni. Grazie. Buona. Attenzione. Lo so bene. Non è finita. Di qua! Mamma mia! Sono tutti morti. Sì, pare. Sai che ti dico? Siamo delle grandi. Sì. È pazzesco, stiamo facendo numeri da paura. Ok. Non vedo l'ora di arrivare all'avamposto. Ci meritiamo una pausa. Assolutamente. Non c'è nient'altro, non ci credo.
C'è più niente. Vabbè, andiamo, se no. Io vado da qua perché penso che è qua l'uscita. Invece non è qua. Dov'è l'uscita? Seguiamo lei che possibile ci porta. Non è vero. Mannaggia. Io comunque mi perdo spesso sto cavolo del gioco. È chiuso. Sta chiusa. Ma io non so da dove uscire. Indietro qua non ci si ritorna. Ah, qua. Non si apre. Ok, facciamo così. Prova a farmi salire da quel buco nel tetto. Ok. C'è un cavo. Perfetto. Dovrebbe reggere. Ah, proprio tipo Indiana Jones. Sì, cazzo. Ok, perfetto. Vado. Ah, ma devo seguire la voria. Mamma mia, da una musata addosso alla macchina. Ho sbagliato pure cavallo. Che bello ragazzi, è proprio bello sto gioco. Ehi, siamo ancora lontane. Qualche minuto. Ok. Ma perché non mi corre? Mica mi ricordo come corre. Di me.
stata qui? Ah, l'avevo visto solo da fuori. Ok, diamo un'occhiata in giro. Chiusa con una catena. C'è qualcosa laggiù. Sembra un letto. Ci abita qualcuno. Ma come ci entriamo? Qui non entra nessuno da parecchio tempo. Merda. Devo vedere cosa c'è lì dietro. Cosa c'è qui? Materiale elettronico. Deve essere di Eugene. Sicura? Già, chi altri smanetterebbe con questa roba? Ma perché me l'ha nascosto? Sì, c'era Eugene qui. Era nelle luci. Insieme a Tom. Non lo sapevo. Già, sono finiti in un brutto giro. Per esempio? Una volta ha fatto saltare un presidio a Denver. Sono morti 3 soldati e 2 civili. Addio. Poi diceva di aver torturato un generale della Fedra insieme a Tommy. Però, non lo so, Tommy non mi sembra il tipo. Io non mi stupirei. Che vuoi dire? Lui e Joel hanno fatto di tutto per sopravvivere. Io. Sono Tommy e Eugene. Sembrano 2 sbarbatelli. Luci, stufe. Ci sarà un generatore da qualche parte. Lasciato la famiglia per le luci. Che roba. Ah, Eugene. Ok, ecco il generatore. Questi si possono modificare le armi. Sostituisci la molla
Può funzionare. Ottimo lavoro. Guarda. È lì. Guarda a terra. Qua sotto c'è altra roba. Come si scende? Non da qui. C'è l'ascensore, quindi forza. Cosa teneva qui sotto? È una specie di alcova. Per questo non te ne voleva parlare. Spero per lui che sia davvero un'alcova. Era sempre così solo. Si drogava il nostro caro Eugene, eh? Si spiega. Capito, sbarbatello proprio. Dai roba. Massimo dei piantagioni proprio. Vabbè, qua la pandemia posso pure capire, guarda. Ehi, a quel coso per il video. Il lupo è mutato. Smash prendi, scooch. Questi sono porno. Gusti interessanti, Eugene. Maria darebbe di matto se vedesse questo posto. Dove ha rimediato questa roba? Avrà impiegato una vita. Mi spiace che non me ne abbia parlato. Certo, voi avete un naso veramente chiuso per non sentire tutta sta erba che arriva fino a sopra. Po preparare di spinelle. Poggio un attimo perché sta a fare male la schiena. Allora. Oh, che meraviglia. Sarà ancora buona? Perché l'erba va male? Scopriamolo. Sempre in difficoltà. Ah, ce la faccio. Cazzo. Dammi qua. Ah, certo, perché sei più forte. Ok, che... Già. Ma che cazzo ti salta in mente? Almeno l'ho aperto, no? L'odore è buono. Insomma, dobbiamo restare qui per un po'. Siamo intrappolate. Posso chiederti una cosa? Non lo so, tu prova. Su scala da 1 a 10. Dove 1 è assolutamente una schifezza. Mentre 10 è una folgorazione. Che voto
daresti al nostro bacio di ieri sera? Perché ne stiamo ancora parlando se... L'hai definito un errore? Ho detto così? Io non ti capisco. Ti ho semplicemente chiesto un voto. Non lo so. Io gli darei un 6. Un 6? Wow, la sufficienza piena. Ok. C'era troppa gente intorno. Sì, ma 6. Oh, perché? Comunque adesso voglio sapere il tuo voto. Non ci sperare. Sei un tipo irritante. Ma senti chi parla. Mi fai venire voglia di uscire in quella tormenta. Nessuno te lo impedisce. Puoi fare molto meglio di un 6. E va bene, dopo che si sono dati dei bacetti, si sono fatti un bel fiodena più lungo di loro. Che succede? Ah, Hulk. Ok, dobbiamo usare Hulk. Mamma mia, te c'è una sfiga, ragazza mia. Grande, infatti. Te sei un culo. Oh, corri. Ma che siamo matti. Cazzarola. Mi sa che è finita. Mi sa che siamo morti, ragazzi. Che siamo morti, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. No,
Mamma mia, grazie a Dio c'era Joel. Un attimo. Di qua, dai. Sì. Lo vediamo, non sono arrivati. Sono andati. Usciremo da dentro. Possiamo arrivare alla porta. Sì, via merendine, via merendine. Mamma mia. E tornare con una squadra. Mamma mia. Siamo a sopravvivere. Occhio alle finestre. Sono ovunque. Andiamo a andare. Dai, picchia, vai. Dai, cazzo, sì. Oh, sta cazzo te. No. No, ma sono morto. Non volevo morire. Non volevo morire. È vero, quelli sette piano sono cavoli. Che devo sparare. Oh, è più l'arma, la via. Levamolo di dosso. Ha salvato la pelle. Bravo, io se vuoi. Ce la faccio, pensa agli infetti. Mi fate salire, ok. Ci sono. Non allontanarti. Stiamo andando. Di qua. Andiamo. Non rallentare. Corriamo alle porte. Di qua, forza. Ehi,
Lui è Joel. Come ti chiami? Abby. Abby, stai bene? Sì. Non resisterà. Dobbiamo tornare. Non arriveremo mai a Jackson. Dobbiamo sparare la porta. Tommy, non possiamo stare qui. Ma i cavalli non reggeranno no, fino a... No, i miei amici. Loro sono in una casa qui a nord. È recintato, il perimetro è fortificato. E dove sta Bolton? Funzionerà. Io penso alla porta. Bene, tu vieni con me. Andiamo. Forza! Mamma mia, che bordello. A 12 anni ho trovato uno skateboard. Oh oh. E ho provato a salirci. Così mi è schizzato via da sotto i piedi. Ma e questa cicatrice? Sono caduto sul coltello. Ok. La bruciatura. Me la sono fatta io. Perché? Per coprire un morso. Era qui. Un infetto mi ha attaccata a 14 anni. E indovina? Sorpresa. Sono immune, quindi è rimasta solo un'impronta di denti con grosse cisti. Au! Fanculo! Cosa? Ehi! Io ti ho raccontato una storia vera. Guarda che anche la mia è una storia vera. Te lo do io un morso. Hai sentito? Jesse? Fermo, aspetta lì, ok? Non venire qui! Ma che... non guardare, forza, girati! Non ci posso credere. Dovreste essere di pattuglia. C'è una tormenta là fuori. Quella è erba. Che ci fai qui? Gli altri contano su di voi, chiaro? È molto importante. Allora perché non sei all'avamposto? Perché Tommy e Joel sono scomparsi. Che vuoi dire? Li abbiamo aspettati un'ora. Cercavo i cavalli e ho visto le luci. Saranno tornati in città. Senza avvertire nessuno, è impossibile. Da quant'è che li stai cercando? Non molto. Ci dividiamo. Ognuno una direzione. Copriremo la zona in poche ore. Non potete andare da sole, è pericoloso. Appunto, se sono nei guai... Ok, io vado a ovest, Dina prova a sud, tu cominci da est, ma usate la testa, ok? Ok. Mamma mia. Andiamo dentro. Come state? A posto. Grazie. Sì,
Posso parlarti un attimo? Vuoi che togliamo le selle? No, no, non importa. Affronteremo la bufera. Togliamo il disturbo. Avete spazio? Asciugamani, roba così. Hai avuto fortuna. Non ne hai idea. Avete elettricità qua dentro? Dove cazzo sei stata? Ci sono dei pannelli solari. E questi chi sono? Da quant'è che siete qui? Da ieri. Ieri? Già. E che cosa ci fate qui? Siamo solo di passaggio. Voi due vivete in zona? Esatto, a 2 ore dalla collina. Dovreste venire con noi a fare scorte prima di partire. Ti ringrazio. Sono Mel, comunque. Tommy, mio fratello. Joel. È come se sapeste già di noi. Perché è così. Nora, tutto bene? È andato. Mettetelo contro il vetro. Tommy! Lasciatemi! Lasciatemi! No, vabbè, dai. Joel Miller. Chi sei? Indovina. Perché non mi fai il discorsetto che hai preparato? E la facciamo finita. Mettigli un naccio. Forza. Mamma. Allontanato. Che stupido, stupido vecchio. Me la prenderò comoda. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, ragazzi. Come ci arrivo laggiù? Joel! Tommy! Da dove arriva?
le mani! Lasciatemi, cazzo! Puttana! Presa! Ce l'abbiamo! Ok! Lascia! No! Li ammazzo tutti! Che succede? Lascialo! Ma chi è? Sei intrufolata! Non c'era nessuno di guardia! Non pensavamo arrivasse qualcuno! Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Falla finita. Vuoi quello che voglio io, vero? Fallo. Ora. Joel, alzati. Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Joel, ti devi alzare! No! No! Pezza, ragazzi. Ellie. Mi dispiace. Jesse! Sono qui! No. No. Ciao. Ehi. Ti spiace se mi siedo? Vieni. Maria ha paura che non mangi. Lei non può fermarci. Se avessimo gli uomini necessari, le persone in gamba, beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscia. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'ha eletto sulle loro divise. Forse erano giacche rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Sai cosa?
Domani io parto. Se vuoi venire con me, bene. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non sai quanto è grande il gruppo. Che armi hanno? Tommy, non mi interessa. Non mi fai cambiare idea. Dammi un giorno. Ne parlo con Maria. Ok? Magari ha qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. Solo un giorno. Ti prego. Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok. Non sono arrivato ai cavalli. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Maledetto Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ok. Arrivare fino a Seattle diventa un problema. Sarà più complicato. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. È lì. Se vai, ti seguo. Punto. Prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene.
Andiamo. Io ti aspetto qui. Grazie. Bella giornata. Tutto a posto?
Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Già. A piedi? Sì. Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Va bene. Partite ora, finché c'è luce. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo. E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? Ragazzi, questo video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video e niente, alla prossima, ciao ragazzi.